la revisione manuale in Google Moduli. Una volta che siamo entrati nei lavori in corso, si crea un compito con quiz. Si scrive il titolo e le relative istruzioni. Si sceglie la classe, gli studenti, si dà il punteggio. Si può scegliere l'opzione di importare i voti. Poi passiamo alla definizione delle varie schede con le varie domande. Perciò dopo aver costruito la relativa scheda possiamo assegnare alla classe la verifica. Verifica verrà segnalata nei lavori in corso e nello stream, dove ci sarà un posto che il docente ha pubblicato un nuovo compito. Se no lo apriamo, vediamo che è stato assegnato, in questo caso all'alunno in prova. Che cosa vedrà lo studente? Lo studente, una volta aperto la posta, si vedrà notificare la verifica e cliccherà su apri. Una volta cliccato si aprirà la scheda. Qui ci può arrivare anche attraverso Classroom. Perciò una volta aperto il lavoro assegnato, relativo punteggio, si clicca sullo tema, sulla verifica. Noi vediamo, clicca su avanti e inizia a elaborare la verifica, cioè rispondendo alle domande. Vedremo nelle varie schede ci saranno i relativi punteggi. Possiamo vedere giù la possibilità di andare indietro, in avanti e la barra di scorrimento. Questa è una delle modalità di domande, è una griglia. Questa invece è una domanda con delle caselle di controllo, in questo caso due. Questa è la risposta breve, e vediamo il nostro studente ha scritto completamente in stampatello. Qui dobbiamo rispondere, completare il brano, perciò al numero 1 dobbiamo completare, al numero 2, al numero 3 uguale, completare le risposte, completare il brano. Si va avanti, abbiamo la possibilità di inserire dei testi, di fare un'analisi del testo oppure in questo caso una traduzione. Questa è una risposta a finestra. Abbiamo inserito la possibilità di aggiungere dei file. Come abbiamo visto, nel momento in cui abbiamo selezionato che gli unici file che si possono caricare sono i disegni, il sistema non accetta altri tipi di file, CPC, PNG. Prendiamo questa mappa concettuale realizzata con Google Disegni e la inseriamo.
abbiamo una scelta multipla, possiamo fare un ulteriore controllo, andare indietro, dopodiché lo studente può inviare, deve cliccare il tasto invia. La verifica è stata inviata. Risposta inviata e compito contrassegnato come complicato. Può riaprire il compito. Adesso vediamo dalla parte docente che cosa avviene. Il docente apre il suo stream su Classroom, clicca sopra e vede che un lavoro è stato consegnato. Si clicca sul compito. Si apre il compito per la verifica. Dobbiamo andare in risposte e qui abbiamo la possibilità di vedere il riepilogo delle risposte con i vari punteggi, domanda per domanda, risposte negativa o positiva. Quello che interessa a noi sono le varie possibilità di scelta, quello che interessa a noi è la domanda individuale. Qui conviene andare, prima di tutto vediamo che ha realizzato 15 punti su 30, perciò 15 sono i punti positivi. Però vediamo perché abbiamo parlato di verifica manuale e non automatica. Perciò possiamo passare, diciamo, tutte le risposte in verde, che sono positive, e ci dobbiamo concentrare su quelle in rosso, che sono quelle negative. Le schede ci indicano pure quanti punti sono stati totalizzati, per esempio 4 su 5, 3 su 4. Dopo una panoramica generale possiamo iniziare, per esempio, a questa verifica manuale. Per esempio, nelle risposte corrette avevamo scritto Turner, Turner, lettere minuscole, e Turner, cioè Turner, come si pronuncia, in maiuscolo. Lo studente ha scritto Turner in maiuscolo, praticamente sbagliata la dizione, però noi gliela diamo per giusta, perché l'intenzione era quella di scrivere Turner. Non ci dobbiamo dimenticare di cliccare su salva, perciò gli abbiamo addebitato un punto. Aveva scritto Turner, possiamo aggiungere un feedback, per esempio, in cui gli diciamo di imparare bene la pronuncia e come si scrive. Cioè si scrive Turner, si legge Turner, e salvare il tutto. Ecco, vedete, anche se è rosso, gli addebitiamo un punto. Perciò anche qui rettangolo, scritto tutto in stampatello, però non era stato previsto, di conseguenza gli diamo stesso i due punti, che l'intenzione è quella del rettangolo, e non ci dobbiamo dimenticare di salvare. Qui vediamo che non ha fatto nulla e rimettiamo, aggiungiamo un feedback.
ne parlerò in questo caso con la professoressa di francese. Ci dimentichiamo di salvare, di cliccare sul bottone salva. Apriamo la mappa concettuale. Perfetta. E possiamo aggiungere il voto. Massimo da 5. Fatta bene, mettiamo 5. Salviamo. Su 30 punti, perciò i punti sono aumentati dopo la verifica manuale. A questo punto ritorniamo su Classroom, sui lavori dello studente, vediamo e importiamo i voti, cioè importiamo i voti della verifica. E vediamo che l'importazione ci dà il risultato 23 su 30 punti. Abbiamo visto il punteggio in cui risponde 23 positivi su 30 domande. Ecco, se noi vogliamo trasformare quel 30 in decimi, perciò scriviamo 10 per esempio, aggiorniamo il valore, ci chiede se siamo d'accordo, sì, aggiorniamo. Però è 23 su 10, perciò moduli non mi aggiorna automaticamente, perciò lo dovrò calcolare io il corrispettivo in decimi. Perciò 2300 diviso 30 uscirà 76, perciò circa 7,5, perciò possiamo scrivere 7. 7 decimi. A questo punto abbiamo finito. Perciò con la revisione manuale possiamo rivedere, diciamo, trattare tutta una serie di particolari che non possiamo avere con la restituzione automatica. A questo punto possiamo cliccare su Restituisci il compito, possiamo scrivere anche qualcosa, per esempio impegnati in francese, e clicchiamo su Restituisci. A questo punto vediamo che cosa avviene in modalità studente. Una volta aperta la posta, lo studente vede che è stata valutata la verifica, ci clicca sopra e compare direttamente il voto 7 su 10. Può leggere il commento. Andare su Classroom oppure direttamente dalla posta. Perciò aprire, lavori in corso oppure sullo stream, cliccare su verifica, su visualizza compito, compito con voto. Cliccando su visualizza il compito potrà entrare direttamente nella verifica, vedere il voto e il commento privato, e cliccando su verifica
può entrare direttamente in moduli e vedere le relative risposte sbagliate ed esatte con i relativi punteggi. Il voto espresso in trentesimi, 23 su 30, nelle schede ci saranno i relativi punti rispetto ai parametri. Qui si renderà conto delle correzioni manuali e potrà leggere il feedback. L'opzione con la revisione manuale ci dà la possibilità di calibrare tutti quei piccoli accorgimenti per avere una corretta revisione.